Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un carissimo amico cantautore. È con noi Luigi Libra. Ciao! Grandi, ciao ragazzi, ciao You Music. Che piacere, Grazie. Luigi. Oh, Mio figlio. veramente, veramente un grande piacere per noi. Allora, tu sei in promozione con un brano bellissimo, Libertà. Dai, portaci dentro questo bel brano con un video stratosferico. Libertà, libertà nasce per ovvi motivi. Siamo alle soglie del 3000, siamo ormai un paese. Dovremmo essere un paese democratico, di pace, devoto, cristiano, mentre invece ho visto tutto il contrario di tutto. Non ho visto né un paese cristiano, non ho visto né un paese devoto, non ho visto né un paese democratico soprattutto. Quindi, arrivato a un certo punto, mi sono fatto una domanda: ma questa è l'Italia che dovrebbe rappresentarmi? Cioè, io faccio parte di questa roba qui? No. Poi io fondamentalmente amo ciò che è la vita, amo ciò che è colore celestiale, amo ciò che proviene dall'aldilà perché credo, sono un uomo di fede. Quindi aver visto e continuare a vedere queste scene orrende, io lo chiamo genocidio, c'è qualcuno che dà fastidio, ma ci frega niente, così si chiama. Quindi io credo che, come ho detto alla fine del video, bisogna ritornare un attimino alle origini, bisogna ritornare alle origini perché io... Quando ero ragazzino non ricordo di aver mai vissuto una cosa del genere, con delle imposizioni così forti, con delle parolone così, paroloni così gravi che poi mettono solo ansia e paura. Quindi libertà c'è la parola più bella. Noi siamo un paese libero, siamo degli uomini liberi. L'unico che ci può mettere degli obblighi, io lo conosco, si chiama Gesù Cristo. Il resto poi non conosco più nessuno. Tutto qua. Senti Luigi, quando e come ti avvicini al mondo della musica? Nel lontano avevo appena 14 anni, cioè, nel senso che ho cominciato a fare musica quando ero nella pancia di mia madre, vabbè, come tutti i comuni mortali, i vari piano bar, varie feste private, eccetera. Poi nel 99 abbiamo avuto la fortuna di fare la seconda edizione, credo, del Festival di Napoli su Rete 4 e quello fu lo stesso anno che poi firmai con Paolo Limiti su Rai 1. Le danze si sono aperte allora ed è stato un cammino ed un periodo per me molto 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 importante che è durato per un decennio, insomma fino al 2012 con l'ultima trasmissione di Paolo che era Estate con noi in TV, mi ricordo. Quella forte era proprio Ci vediamo in TV su Rai 1. Vero. Senti, i social come hanno preso questo brano con questa tematica? Ma ti dico bene, perché sono reduce da Spettri, che ha avuto un grande successo in streaming. Ti dico, è un po' tutto l'album, che è un album di, io lo chiamo l'album di denuncia bianca, no? Quindi Sì. è un album che avrà un effetto molto, ha un effetto per me molto importante. Quindi è un po' come tutto ciò che scrivi, tutto ciò che è arte, tutto ciò che fai per amore diventa paradossalmente un figlio tuo, che fa parte dell'alito della tua anima. E quindi questo album che prenderà luce a fine ottobre, e ti dico anche il nome perché mi sono felice di dirlo, si chiamerà Lacrime e Sorrisi. Quindi è un viaggio molto importante, molto interessante, molto. Luigi Libra fra 10 anni. Come ti vedi? Luigi Libra fra 10 anni. Ma Luigi Libra fra 10 anni, se vuole buon Dio, continuerà a fare musica. Cioè, io non ho mai pensato, non mi sono mai visto. Io ho avuto un grande regalo. Tutti quelli che fanno il proprio lavoro con amore, no? È un regalo. Perché tu al mattino ti alzi, ti svegli, guardi ciò che è tuo, soprattutto la tua famiglia, i tuoi figli, ciò che ti sei costruito. E quando lo hai fatto con amore, quando lo hai fatto con dedizione, è un premio che tu hai dall'altra parte, no? Quindi tra 10 anni Luigi Libra in musica faremo un The Best. Vediamo. Un the best, e noi ci saremo, noi ci saremo. Grazie mille. Senti Luigi, ci dici le pagine social così veniamo a curiosare un po' e ti seguiamo ancora di più. Ci sono Facebook, ovvio, su Luigi Libra, poi c'è Terraviva Luigi Libra. Poi c'è Luigi Libra personaggio pubblico, su Instagram stessa cosa, poi c'è il sito che è molto bello, molto fertile, che è il www.luigilibra.it e da lì potete scoprire tutta la mia vita, tutto ciò che è musica. Quando mi hanno chiesto ma chi è Luigi Libra, dice che cosa devi descrivere Luigi Libra, come lo descrivi? E io dissi Luigi Libra è musicalmente musica. È vero, è così, è così. Senti Luigi, ti dico grazie mille per questa bella chiacchierata.
Grazie a voi, grazie Furio di cuore. E noi vi lasciamo a libertà. Ciao. Ho visto e sentito molto, tanto, troppo. Guerre, stupri, lacrime, urla, immagini e storie da tutte le parti del mondo. I bambini sono sacri, innocenti e lucenti come angeli. Vanno disperatamente amati, protetti. Ogni bambino della terra, di ogni colore e nazione. Quante volte abbiamo visto lacrimare gli occhi di bambini innocenti? Quante volte i miei pensieri sono entrati tristi nelle loro menti? Volte timidi, impauriti da persone amanti solo del dolore. Pronti a tutto, anche alla morte, solo per follia ed esaltazione. Libertà, per chi ancora non ce l'ha. Libertà, c'è chi ancora non ce l'ha. Libertà, per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà. Giorni senza giorni interminabili, perfino senza il sole. I bambini hanno bisogno solo di magia e di tanto amore. Questo grido di speranza nasce e cresce dalle loro mie parole. Oh no, se si unisce ad altra gente, prima o poi vedrai che farà un gran rumore. Libertà, per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà, no. Negli occhi verdi ci sei tu, e ancora tu negli occhi blu. Se sono neri sono i tuoi, i miei, i suoi, di tutti noi. Marroni quanti ne vuoi tu, c'è solo amore e nulla più. Sono bambini e questa è vita. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà la libertà. Chissà, chissà se poi lei poi verrà. Libertà, c'è chi ancora non ce l'ha. Libertà, per chi ancora non ce l'ha. E chissà, chissà. No. Quante volte abbiamo visto lacrimare gli occhi di bambini innocenti? Quante volte i miei pensieri sono entrati tristi nelle loro menti?